lotta fino alla fine dei 90 minuti, fino alla fine della partita. Quindi qualche miglioria dal punto di vista fisico c'è rispetto all'ultima parte della fase Valverde, dove la squadra anche già all'inizio del secondo tempo mollava e cadeva di schianto. Circa l'attacco, in effetti, Max, le azioni e le occasioni la squadra le crea. Al momento è un discorso di precisione, è un discorso anche non di grandissima fortuna, anche sui tiri di Messi c'è sempre la bella parata del portiere, o c'è sempre la gamba o il ginocchio, la schiena o l'anca di un avversario in area di rigore che in qualche modo riesce a intervenire e a deviare il pallone. È anche un periodo in cui magari le cose non vanno bene, però nel momento in cui le azioni si creano, secondo me prima o poi questa squadra riuscirà a metterli dentro quei palloni e riuscirà anche chiaramente a quel punto lì a migliorare anche dal punto di vista offensivo. E se migliori dal punto di vista offensivo, è chiaro che se riesci sempre a segnare uno o due gol in più dell'avversario, che inevitabilmente un gol al Barça lo fanno, riesci poi a vincere le partite con un po' più di facilità. Sì, in effetti poi diciamo che la mano di Setién si sta vedendo sia nella fase appunto di gioco, ma come hai detto tu anche in una fase atletica, perché il Barça, la mia grande preoccupazione vedendo la partita domenica scorsa è che non avendo il risultato dalla nostra parte noi crollavamo nel secondo tempo, invece è crollato il Betis. Dopo 60 minuti non siamo crollati noi, e questo lo riporta anche in conferenza stampa Quique Setién, dicendo che oltre alla questione, ovviamente lui non entra nel merito della questione fisica, perché giustamente non è che va raccontando le cose a tutto della sua squadra a tutto il mondo, e fa bene, però dice una cosa secondo me importante, perché poi chi conosce il football e chi ha giocato a football sa benissimo che tante volte la questione fisica è una diciamo che viene anche da un fatto mentale, e lui dice questi ragazzi non si sono arresi, non hanno abbassato le braccia, hanno continuato mentalmente a voler vincere la partita, cosa che qualche volta, anzi molte volte con Valverde, diciamo che la mentalità vincente, il voler comunque vincere una gara difficile a tutti i costi senza arrendersi, o quantomeno non abbassare mentalmente la concentrazione, invece era stato più visibile. Ecco, diciamo che forse chi che sta lavorando molto, come pensiamo noi, come tu hai detto bene, sulla fase atletica, perché il Barça, no, come dici sempre, non ha fatto la preparazione atletica quest'anno e quest'estate in particolare, ma anche un fatto puramente mentale, di mentalità, e questo ci porta, secondo me, buona specie. Senti, invece ti volevo chiedere, ci sono state delle battute, insomma, di Ten Hag, l'ex allenatore di De Jong attuale, insomma, Ten Hag gli ha detto a De Jong: ma come mai adesso fai questi gol, ma perché vai fino lì, ma non è il tuo ruolo. Ma al di là dello scherzo, gioca troppo attaccante. Al di là diciamo della battuta, anche possibilmente scherzosa, dell'ex allenatore, ma secondo te c'è una tiratina d'orecchie al suo ex pupillo? C'è una critica al gioco del Barça, secondo te? Secondo me è una critica al gioco del Barça, è una critica all'allenatore. Tra l'altro non è nuovo, perché Ten Hag l'aveva già fatta questa stessa osservazione anche con Valverde all'inizio della stagione. Aveva detto: ma perché gioca in quella posizione, gioca quasi da estremo, e l'ha rifatta adesso. Allenatore diverso, però ha rifatto sempre la stessa cosa, la stessa battuta. Non lo so, lui l'ha allenato tanti anni, lui l'ha fatto crescere, con lui giocava chiaramente più indietro, giocava però anche in un modo diverso, nel senso che l'Ajax di Ten Hag giocava molto in verticale e molto in velocità, ce lo ricordiamo insomma anche l'anno scorso
in Champions, come giocava quell'Ajax, una velocità pazzesca, un gran gioco. Secondo me Ten Hag al Barça sarebbe perfetto, io credo che è il mio numero uno, è il mio pupillo, anche se non è della casa, però secondo me ha il physique du rôle per stare in blaugrana. È una tiratina d'orecchie all'allenatore, agli allenatori, non lo so, vederla come una candidatura no, però è chiaro che ha a cuore le sorti del suo giocatore e non vuole vederlo in qualche maniera snaturato. Indubbiamente. Invece, tornando alla questione della mentalità, Giovanni Meleri ci dice, ma per quanto riguarda invece l'aspetto mentale legato all'inizio della partita, il Barça non è solito prendere gol a inizio partita, specialmente in trasferta, anzi quasi sempre in trasferta. Questa è una cosa che secondo me ci dovrà lavorare molto Quique Setién, perché anche la partita al Benito Villamarin, pronti via, siamo andati sotto. E poi faremo ascoltare le parole di Ernesto Valverde, che oggi è tornato a parlare dopo e parla ancora di Liverpool e Roma, e insomma io ricordo che a Liverpool pronti via il gol l'abbiamo preso, e sì, come anche a Roma pronti via il gol, esatto, l'abbiamo esatto. preso. Quindi voglio dire, questo è un problema che Quique Setién ha, cioè secondo te qual è dove deve intervenire prima? Su questo, sulla difesa, sulla squadra che non riesce a difendere, parlo del centrocampo e dell'attacco, sappiamo bene che Griezmann corre anche per Messi, perché Messi non corre, sì. Però insomma, Griezmann non si tira indietro, stiamo vedendo. Ecco, secondo te qual è, dove deve intervenire prima? Non è una risposta semplice da dare. Non c'è, sono problemi legati chiaramente. Secondo me è un discorso proprio di testa, perché nel momento in cui la squadra entra in campo, e entra in campo anche impaurita, soprattutto in trasferta, questo incide molto. Incide molto, perché devi giocare contro l'avversario e devi giocare contro te stesso, contro quella paura, quel macigno che hai, quasi come se avessi paura, se attendessi da un momento all'altro il punto negativo che poi inevitabilmente arriva. È quasi una fisima, un blocco mentale, entri in campo e dici mamma mia, fra poco prendiamo gol, magari questi dopo 2-3 minuti ci fanno gol. È questo un aspetto mentale che bisogna assolutamente debellare. Quique Setién deve lavorare molto sull'aspetto mentale, aspetto mentale e aspetto fisico, che poi vanno di pari passo. Sì. Il Barça non ha uno psicologo, però secondo me uno schizzo al cervelli ci vorrebbe anche. sì, infatti questa cosa potrebbe essere utile. Veniamo al tema attaccante, Giuseppe. Allora, anche tu nell'articolo che hai prontamente fatto per raccontarci di Dembélé, insomma, appunto ci dici che Dembélé dovrà stare fuori 6 mesi, che appunto il Barça ha già fatto richiesta alla Liga di poter acquistare un giocatore in sostituzione, perché questo giocatore ormai ha perso tutta la stagione calcistica, e quindi come dici tu non ritroverà l'attività agonistica non prima di agosto 2020. Quindi ciò significa che quella data del ragazzo potrà iniziare a giocare partite ufficiali che richiedono il massimo sforzo. I tempi per rivederlo in campo sono ancora più lunghi. Il francese infatti ritornerà, certo, a disposizione della squadra a pretemporata avanzata, con la squadra che a quel punto avrà sulle gambe già tutta la preparazione estiva. Quindi questo sarà un ennesimo problema per la futura stagione di Dembélé.
che possiamo dire, Giuseppe, prima di parlare del Toto attaccante in questi 6 mesi, che difficilmente Dembélé potrà trovare una squadra che non è il Barça l'anno prossimo. Che ne pensi? No, certo, certo, perché stiamo parlando di un giocatore che comunque sul mercato ha un valore molto molto elevato. Non puoi tu, acquirente, prendere Dembélé, che di fatto sarà un anno praticamente che non gioca, sono 6 mesi più altri 3 e siamo a 9 mesi, non è che lo fai giocare dal primo minuto. Quello è un ragazzo, purtroppo rientrerà ad agosto, gli altri, come hai detto tu, hanno praticamente finito la preparazione e lui la deve iniziare. Quindi si inizia a giocare e lui non può giocare. Un calciatore fragile muscolarmente, che è rimasto fermo quasi un anno, prima di iniziare a giocare deve veramente svolgere una preparazione molto più precisa, accurata e puntigliosa rispetto a qualsiasi altro giocatore. Ecco perché ho scritto novembre, almeno novembre, per averlo in campo efficiente in partite di alto livello. Chiaramente rientrando a agosto, settembre, ottobre, inizierà a fare piano la preparazione fisica. In campo veramente non potremo vederlo prima di novembre, anche perché poi bisogna stare molto attenti a questo punto ad un'eventuale ricaduta. Lo stesso chirurgo ha detto che lui si affida all'equipe medico del Barça per evitare anche possibili ricadute, e ha anche aggiunto che lo seguirà lui stesso, chiaramente da lontano, perché insomma è un ragazzo che quest'anno ha avuto 5 infortuni. Tra infortuni gravi e leggeri, però sono 5, ha giocato pochissimo. Certo, ha giocato veramente. Ha giocato, adesso vado a memoria, ma mi sembra che in Liga abbia 5 partite su 19 nel primo nel girone d'andata. Quindi insomma bisognerà stare molto attenti nel farlo rientrare nel momento giusto. Senti, allora andiamo è chiaro, quindi nessuno potrà acquistarlo, chiaramente. Quindi è un giocatore nostro che dovrà giocare con noi l'anno prossimo, o anche se chiaramente non ci sarà dall'inizio e inizierà a stagione comunque inoltrata. Vediamo all'attaccante, questo casting per questo attaccante che possa stare fino a giugno nel Barça. Io prima di questa trasmissione elencati: Lucas Perez dell'Alavés, Ángel Rodríguez del Getafe, Loren Morrón del Betis e William José dalla Real Sociedad. Tu che sai, c'è qualche notizia? Come si sta il Barça, si sta muovendo secondo te? Come sta andando, visto che lo dovrà prendere questo giocatore, questo tappabuchi? Sì, lo deve prendere per forza, perché non si può pensare che si arrivi sino a maggio-giugno con 3 giocatori contati, tenendo conto che Abel Ruiz del Barça B è stato ceduto, Carles Perez è stato ceduto, rimane semplicemente il titolare del Barça B attuale, che chiaramente non può dare garanzie. Quindi 3 contati, e di questi 3 uno che di fatto è un juvenil, decisamente non è possibile contare solo sui 3. Uno deve venire, il problema è appunto chi, tenendo conto che il giocatore più apprezzato è William José, costa tantissimo, perché la società proprietaria del cartellino non vuole fare nessun tipo di sconto, si vuole rimettere alla clausola pura di 70 milioni. Chiaramente il Barça non può permettersi oggi di spendere 70 milioni, che comunque non potrebbe spendere, ma anche facendone un discorso di prospettiva futura, non puoi, anche se oggi potessi spendere 70 milioni, andare a spendere tanto per un giocatore che poi l'anno prossimo potrebbe anche non più rientrare nei tuoi piani. Quindi devi anche prendere un giocatore
che costi poco, perché pensi di poter utilizzare solo per 6 mesi. L'anno prossimo potrebbe restare, certo, però l'anno prossimo in estate si faranno altri programmi, altri piani con nomi di giocatori diversi, ben più importanti. Quindi devi cercare di barcamenare.